Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Per il consiglio di lettura di questa settimana mi sono ispirata a un evento molto interessante che si svolgerà questo weekend nel nostro negozio di Milano. Dal 18 al 20 marzo, infatti, c'è il mobile che non c'era. È un allestimento, una mostra di arredamento e arte incentrata sullo spazio abitativo dell'Ottocento. E quindi noi come libreria ci inseriamo nel programma assieme ad altre esperienze gratuite, su cui però è necessaria la prenotazione. Ci inseriamo facendo un piccolo approfondimento culturale sul luogo che per eccellenza è stato il punto nevralgico dello spazio relazionale, sociale, familiare, culturale, che è appunto il salotto. E faremo anche delle letture a tema. E lo scopo è proprio quello di provare a rubare qualche sprazzo di atmosfera a quelli che erano i salotti culturali dell'Ottocento e provare a riproporli, soprattutto in questa epoca che abbiamo vissuto di isolamento, di distanziamento sociale. Ecco, ci sembrava molto molto bello proporre invece, come dire, l'ideale dello stare insieme, del condividere, che è proprio del salotto. Per preparare l'approfondimento di questo weekend ho letto tra vari testi anche questo che vi consiglio oggi, molto interessante. Si chiama I salotti d'Europa nella cultura, nell'arte, nella politica e nella diplomazia. L'editore Garzanti e l'autrice è la professoressa Verena von der Heyden, che ha scritto diversi libri sulla cultura europea. È interessante questa trattazione perché l'autrice parte da una domanda fondamentale, cioè: che cosa sarebbe l'Europa oggi senza i salotti culturali? E tenta di rispondere a questo quesito riproponendo le tappe significative, fondamentali, che hanno reso questo luogo unico. Oggi è semplicemente un luogo di memoria, ma al tempo era lo spazio di attività sociale privilegiato. Il salotto culturale nasce nel Rinascimento e terminerà nel XX secolo. È stato uno spazio in cui artisti, poeti, letterati, filosofi si scambiavano idee, opinioni, pareri. È stato anche un luogo che ha portato a cambi sociali importanti, ha anche dato avvio a delle mode. Ma oltre ad aver inciso sugli aspetti sociali, ha anche un merito importante, quello di aver contribuito all'emancipazione femminile. Infatti, al centro del salotto culturale stava sempre una donna, che era chiamata salonière, e apriva il suo salotto, la sua casa, a degli ospiti selezionati, chiamati habitués, che erano artisti, letterati, politici, filosofi, attori. E questa salonière doveva avere una capacità relazionale importante, doveva saper gestire il gruppo, mantenere l'equilibrio, aprire e chiudere le conversazioni. Solitamente la salonière era una donna molto colta e anche molto affascinante nei modi, nel modo di parlare, di relazionarsi. Fare la salonière era un ruolo molto ambito da tantissime nobildonne, era infatti un ruolo prestigioso. Dovevano essere in grado anche di far rispettare delle regole precise, perché all'interno del salotto culturale nulla era lasciato al caso, ma c'era tutto un corredo normativo da seguire, a cominciare da una cadenza di appuntamenti, di incontri fissata, ma anche di ideali da perseguire molto importanti, che erano la cortesia, la tolleranza, lo scambio, il confronto. Nel salotto era più importante ascoltare che intervenire. Il termine salon nasce nel 1664, ma qui aveva proprio l'accezione di unità abitativa, proprio nel suo senso architettonico. Sarà nel 700 che Diderot, nelle sue note d'arte, inserisce la parola salon con un'accezione più letteraria, culturale, di scambio filosofico e relazionale. E qui riecheggia lo spirito illuminista. All'interno di questo luogo ci si scambiava pareri in parità, nello spirito liberale della società del progresso, e si voleva costruire l'Europa del futuro proprio basandosi su questi ideali di cortesia, di tolleranza. All'interno del salotto non si sfociava mai nel litigio, tutto appunto, queste regole permettevano che l'equilibrio si mantenesse.
Tra le tante nobili donne che ambivano fare le salonière e di cui fa riferimento questo libro, ne ricordiamo in particolare due: la marchesa di Rambouillet, a cui si deve il merito di aver per prima portato il salone culturale da spazio pubblico, dalla corte, a luogo privato all'interno della casa, quindi di aver puntato più l'attenzione sull'aspetto introspettivo, sull'aspetto dell'ozium, della conversazione in un ambito privato e non pubblico. Ma sarà solo nel 1807 con Madame de Staël che il salotto si nutre di letteratura, filosofia, poesia. Il salotto culturale esercita su di noi sempre un grande fascino, sia per questi ideali di cui si fa portavoce, la cortesia, la tolleranza, lo scambio relazionale, il rispetto dell'altro, sia perché gli si deve quello di aver portato l'arte della conversazione alla sua espressione più estetica, più perfetta. La parola diventa seduzione, la conversazione un rituale fondamentale di status sociale anche. Quindi il salotto culturale oggi più che mai dovrebbe essere un esempio, una bussola per non dimenticare questi ideali che i nostri padri fondatori avevano pensato nel costruire l'Europa.